Poi l'hanno accazzato, fanno schifo. La sudicina ce l'ha. Vabbè, ha fatto bene a toglierlo dagli dentro, dai. Sarà bello. Ma io ce l'ho con loro, ce l'ho con te. Per far qui. Lei non ce l'ha con loro, ma ce l'ha con chi li mette. Per alcuni grossetani, giovani grossetani a passeggio per il corso, questo che mostriamo è uno spettacolo indecente. È un dato di realtà e non va mostrato, forse è meglio tenerlo nascosto. Per non turbare la sensibilità delle persone. Siamo in chiusura di presidio, sono quasi le ore 20 di oggi, domenica 13 novembre 2011, Corso Carducci. Questo è il presidio informativo organizzato dall'Associazione di Idee Onlus contro l'industria delle pellicce, quindi contro chi alleva, produce, vende e compra articoli contenenti insetti in pelliccia, ormai diffusissimi a livello globale. L'industria delle pellicce è fatta anche da chi accetta un'offerta creata e acquista il prodotto. Durante la giornata di oggi abbiamo raccolto alcuni inserti che i passanti hanno volontariamente deciso di rimuovere dai loro indumenti e consegnarceli. Vediamo qui. L'idea era quello di distruggerli, lo faremo più tardi. Il bilancio della giornata è molto positivo, siamo riusciti a distribuire diverse centinaia di pieghevoli e di volantini. Alcune centinaia di persone nel corso delle 10 ore che siamo rimasti qui sul corso Carducci sono fermate a guardare la nostra mostra, i nostri video. Molti sono fermati a parlare con noi, a confrontarsi su tutto questo. L'Associazione di Idee Onlus Grosseto organizza iniziative di questo tipo periodicamente, ogni mese, a tema quello di oggi. È dedicato per le nefandezze dell'industria della pelliccia. In passato abbiamo fatto iniziative
sui macelli, sugli allevamenti intensivi. Il prossimo mese ne faremo uno centrato sulla vivisezione. Vaffa la consegna. Ecco i nostri attivisti. Il corso si sta svuotando di persone. È stata una bellissima giornata di lotta, non esito a definirlo con questo termine. È davvero una lotta riuscire a raggiungere un numero di persone sufficienti che giustifichi e legittimi gli sforzi organizzativi e dispendio di risorse che mettiamo in campo. Penso che adesso potremmo fare la nostra cosa, vediamo se riusciamo ad organizzarsi. Sì, l'idea è quella di concludere la giornata di oggi con la distruzione degli inserti in pelliccia che abbiamo raccolto dai passanti che se ne sono disfatti. Quindi adesso troveremo un angolino dove poter fare la nostra cosa. Cioè siamo fra di noi, si fa danno e vale. Magari mettiamoci qua dietro. Ma ragazzi, ma che dobbiamo dimostrare? Ma falla a pezzetti, si distrugge a pezzetti, ce l'hanno dato. Ce l'abbiamo le forbici per distruggerla a pezzetti? C'è stato dibattito tra noi sull'opportunità o meno di dar fuoco a questi inserti. C'è chi sostiene che è un atto che potrebbe danneggiarci. Chi invece sostiene è un atto che dovremmo compiere, siamo piuttosto combattuti. Cosa fare di questi inserti? Li sotterriamo? Oppure li utilizziamo per la prossima iniziativa facendo una situazione di questo tipo? Magari ne abbiamo già alcuni. Quindi ecco, non la facciamo la cosa di bruciare gli inserti. Corso Carducci, ha vinto la ragionevolezza di alcuni di noi. Senti, domenica prossima, quasi quasi. Lo facciamo domenica prossima. Si accumula. Se ne accumula in grandi quantità e si fa un grande falò. Per gli animali naturalmente, per gli animali. Quindi anche per noi. Anche per noi.